Nelle colline dolci e verdi di San Severino Marche esiste un luogo speciale chiamato la Basilica di San Lorenzo in Dogliolo. Questo luogo è avvolto da un'aura di mistero e magia, dove ogni angolo sembra raccontare una storia antica. Un giorno, tanto tempo fa, alcuni uomini decisero di scavare nel pavimento della basilica. Durante gli scavi trovarono qualcosa di incredibile, un corpo di donna conservato con cura e rispetto. Accanto al corpo c'era una schedula, un piccolo pezzo di carta che portava un messaggio sorprendente. Diceva che quel corpo apparteneva a Santa Filomena, una donna della stirpe dei Chiavelli, una famiglia nobile e rispettata. La notizia di questo ritrovamento si diffuse rapidamente nel piccolo borgo. La gente del posto era emozionata e curiosa, chiedendosi chi fosse questa Santa Filomena e quale fosse la sua storia. Filomena, infatti, era conosciuta per la sua grande fede e il suo amore per il prossimo. Si diceva che avesse compiuto molti miracoli, guarendo malati e aiutando i poveri. Era una donna di grande coraggio e dedizione, che aveva dedicato la sua vita a Dio e al bene degli altri. La scoperta del corpo di Filomena toccò profondamente il cuore del cardinale Ciocchi del Monte, un uomo di grande fede e saggezza. Egli decise di dare a Filomena un luogo di riposo degno della sua santità. Così, il cardinale fece sistemare il corpo sotto un altare dedicato a lei nella Basilica di San Lorenzo in Dogliolo. Questo altare divenne un luogo di preghiera e di speranza, dove molte persone si recavano per chiedere la sua intercessione e per trovare conforto nelle loro preghiere. Ogni anno, nel giorno che divenne la memoria di Santa Filomena, la basilica si riempiva di fedeli. Le persone arrivavano da lontano per onorare la santa e per celebrare la sua vita e i suoi miracoli. Il giorno era sempre pieno di gioia e di devozione, con canti e preghiere che risuonavano nelle antiche mura della basilica. I bambini ascoltavano le storie di Filomena, sognando di essere coraggiosi e pieni di fede come lei. Filomena divenne un simbolo di speranza per tutti coloro che avevano bisogno di forza e di coraggio. Le sue storie venivano raccontate di generazione in generazione, mantenendo vivo il suo spirito e la sua luce nei cuori di tutti. La sua memoria non era solo una data sul calendario, ma una fonte di ispirazione per vivere una vita di amore e di dedizione. Così, la storia di Santa Filomena continua a vivere, non solo nei libri di storia, ma nei cuori di chiunque ascolti il racconto della sua vita. La Basilica di San Lorenzo in Dogliolo rimane un luogo sacro, un faro di fede e di speranza per tutti coloro che cercano una guida spirituale. E ogni volta che qualcuno si ferma davanti al suo altare, può sentire la presenza di Filomena, una santa che, anche dopo tanti anni, continua a vegliare sul suo popolo con amore e devozione. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.